Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Aerosmith Medieval Simulator. Ora, questo è un altro, l'ennesimo simulatore di vita medievale, in questo caso di Fabbano. Ve lo voglio far vedere dall'inizio perché comunque è un gioco che noterete subito se vi può interessare o meno. Vi farò vedere lo svolgimento della prima missione e dell'arrivo in città. In pratica all'inizio ci troveremo a lavorare per nostro padre, quindi vi farò vedere dalla meccanica semplice alla meccanica quella leggermente più complessa. Ovviamente il gioco poi seguirà la storia, delle vicende insomma medievali, e noi andremo a lavorare poi a rifornire le nostre cose. Qui siamo nella nostra capanna di nostro padre, che dopo 17 anni ci rinfaccia di tutta l'ospitalità che ci ha dato nel corso di questi anni, e quindi va bene, e quindi gli dice: fai qualcosa, lavora per me, fai qualcosa, insomma renditi utile. Quindi in questo caso inizieremo a fare dei chiodi per lui. Quindi in questo caso bisogna andare a prendere della legna, andare a prendere il carbone, andare a prendere dei lingotti. Io adesso ne ho presi in buona quantità sia per uno che per l'altro, perché dobbiamo accendere la forgia. Ora prendiamo il martello e le tenaglie, ce n'è ovunque, quindi ne avete proprio a fiumi. Credo che non abbiano neanche una durability. Allora iniziamo. Se avessi bisogno di aiuto, ok, va bene, dai, torneranno utili. Accendo la fornace e la porto a 1600 gradi. Quindi prendiamo adesso col tasto I, vedete che accediamo all'inventario, quindi prendiamo legna. È un po' scomoda sta cosa avendo solo due slot al momento, poi salirà il nostro livello di esperienza e la nostra reputazione, perché vedrete poi cosa succederà nel corso del video. Prendiamo la legna, ne buttiamo 3. Non ho ancora capito bene la meccanica. Comunque gli diamo, come vedete lì, 1 su 3, 2 su 3 e poi 3 su 3. E il mantice, le botte di mantice. Quindi buttiamo l'aria all'interno e la facciamo salire di temperatura. Ci aggiungo ancora della legna. Dai, dagli ancora una. E poi del carbone. Dovrebbe esserci una logica comunque nel buttare carbone. Ok, la temperatura raggiunta è quella giusta. Prendo il lingotto e ce lo butto all'interno. Ok, inizia a scaldarsi. Quindi inizierà a diventare rosso e poi giallo. E questo che vedete, questo timer, non sono i secondi, non sono i gradi, ma sono la percentuale di completamento. Quando diventerà completamente giallo 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 e raggiungerà il numero 90, diventerà verde il numero e potremo prenderlo. In questo gioco è importante anche fare correttamente i mini giochi che ci vengono dati per fare un oggetto di livello alto, quindi è importante. Ed è importante anche andare a equipaggiare qua nel primo slot là, o nel secondo insomma, perché vedete che quando io non ho niente in mano, vedete in basso a destra, non mi dà nulla. Seleziono la tenaglia e mi dà afferra il raccogli con le tenaglie, il lingotto. Comunque, la temperatura sta scendendo. Ogni tanto schizza anche 2500 gradi, ma non ho ancora capito la meccanica. Comunque siamo a posto, quasi 100, lo prendo. Ora va buttato qua. Messo qui e iniziamo a lavorare. Dobbiamo fare dei chiodi. Ora, iniziamo a martellare. Questo è un gioco base. Poi si complicherà un po' la cosa perché dovremo fare dei mini giochi. Una volta colpito, con l'AI scegliamo il crafting e in questo caso facciamo dei chiodi. Realizza, fine. Perfetto, abbiamo un punto da martellare qui, un punto da martellare lì e un punto qua. Ora, ci viene dato, appena avremo tagliato i quattro pezzi, il primo mini gioco. Cioè dovremo andare a premere quando questo cerchio è il più piccolo possibile. Vedete che ci dà più 10, più 9, perché non sono stato proprio molto preciso, più 7, più 9. Li sto facendo abbastanza mediocri come chiodi. Più 9, più 8, non male. 9, 9, buono, bene. Ora dobbiamo andare dal nostro padre e consegnargli i chiodi, che sono un lavoro che ci hanno commissionato. Do you have the nails, boy? Credo di essermela cavata there bene. Sta aspettando, non sarebbe Martin meglio glielo dicessi? Si arrabbierà perché l'ha fatto il principiante? So non essere duro con te stesso, i dialoghi sono meno male quelli. Lui li ha e mi dice che li aveva già. Ok, potevi dirmelo che li avevi fin dall'inizio, perché il padre che ci ha messo alla prova.
La grafica è la grafica classica, non così disagio come al solito, i menu sì. Eccoti qui. A dire il vero li ho fatti da solo. Hai superato tuo padre? Vabbè, ok. Due uomini forti hanno bisogno... Ok, vado a dirglielo. E lui mi dirà... Ho sentito, vado. Preferisco venire con te. No, stai qui, proteggi la casa. C'è un altro modo. No, forgia ciò che serve o la fornace si raffredderà. Prenditi cura di te stesso, ci vediamo stasera, non deludere il tuo vecchio. Okay. Peccato che il padre, al momento, per quanto so, non lo vedremo più. Perché a breve succederà qualcosa. Insomma, comunque, forgiamo la lama della falce, dobbiamo fare una falce per... un altro tizio che arriverà a prenderla, quindi la fornace è ancora abbastanza calda, gli diamo una vivatina e ci buttiamo subito un lingottino all'interno. Quindi io adesso gli do un altro colpo di mantice, prendo il lingotto, glielo butto all'interno, inizia a lavorare. Ok, la temperatura è tornata su. Beh, bene o male, una soddisfazione che potrebbe dare questo gioco è il fatto di padroneggiare bene tutte queste meccaniche di rifornire la forgia, così che vi fanno sentire fighi, insomma, è quello che capita in tutti i giochi. Ho buttato la legna, mi sa. L'ho buttata chissà dove. Beh, l'avrò buttata all'interno. Comunque, vabbè, la temperatura è 2300, quindi direi che stiamo andando anche abbastanza bene. Andiamo a fare l'impugnatura. La cosa si complicherà adesso, quando dovremo raccogliere e fare la lama della falce. La lama della falce andrà assemblata insieme a dei chiodi e a un manico. I manici si comprano o si fanno qualora avessimo appunto le ricette adatte, perché andando avanti, aumentando di esperienza, potremmo fare anche quello. Comunque, colpisco l'oggetto, iniziamo a fare la... questo è base, quindi si clicca. Andremo a fare... il parti dell'utensile e la lama di falce. Ok, la lama di falce è già un pochino più complesso come oggetto, perché in pratica bisogna piegare il metallo e quindi bisogna beccarlo al momento giusto, come vedete sulla destra. Quindi io me la cavicchio, che ormai un po' che lo faccio, però in realtà non è proprio così facile. E abbiamo fatto la lama. Dobbiamo forgiare altri chiodi, quindi bisogna buttare altro. Quindi fortunatamente la forgia è ancora calda, quindi non ci perdiamo tempo in questo. Ci butto un altro lingotto che avevo preso, tra l'altro, quindi io butto il lingottino, gli do un'altra botta di mantice e poi faremo i chiodi. E intanto vado a prendere anche l'impugnatura dell'utensile, che è qui, sono queste. La prendiamo e andremo poi ad assemblare sul tavolo all'interno del banco da lavoro, andremo a assemblare la prima arma. Dopodiché ci verrà dato un altro compito che io vi risparmio, perché vi voglio far vedere la creazione un po' più complessa magari di una spada nella casa nuova, appunto. Che cosa succede? Una volta che, ve lo anticipo, una volta che avremo fatto questo, verremo portati in città e in città scopriremo che nostro padre non si sa che fine abbia fatto. Però è imminente la battaglia che sta per scoppiare tra quel villaggio e un altro, e quindi dovremo dare una mano al barone. E quindi dovremo iniziare facendogli una spada e lavorare poi per lui, poi ci saranno varie missioni che si potranno fare. Comunque, in questo caso facciamo i chiodi. Io quasi quasi, sapete che mi porterei quasi avanti, vabbè, intanto craft e faccio i chiodi. Poi, se non vi piacciono i giochi di simulazione di questo tipo, non è il gioco che fa per voi. Sicuramente è un bel gioco se vi piace magari tenervi il vostro magazzino, le vostre scorte, iniziare a lavorare, sapere quello che state facendo, fare le cose proprio seguendo un iter, è figo, è tremendamente figo, per quanto magari sul lungo periodo, se il gioco non vi dà delle quest belle, può magari venire noia. Non è senz'altro il primo gioco che fa questo genere di attività, non sarà probabilmente nemmeno l'ultimo, però questo è. Ora... aggiunto all'inventario dobbiamo andare a consegnarlo, cioè non dobbiamo andare a, in pratica, scusate, intanto io mi porto avanti perché ho un'altra cosa da fare dopo, quindi vorrei portarmi avanti e dargli un'altra
Ok, così intanto qua ce lo troviamo già pronto dopo per quello che devo fare, che poi vi risparmio. Si va al tavolo da lavoro e si assembla tutto. Quindi prendiamo la, vediamo se me lo dà così, no? Assembla tutti i componenti, quindi abbiamo questo, il manico, i chiodi. Quindi banco da lavoro, lascio lì riporre l'oggetto, interagire, vedete chiodi, aggiungo i quattro chiodi, aggiungo l'impugnatura e aggiungo la lama e assemblo. Quindi in questo caso si prende uno, si prende l'altro e poi si prendono i chiodi. Adesso ci fa selezionare i chiodi e poi un po' alla car mechanic si vanno a cliccare e va a inchiodare e la falce è pronta. La falce è pronta e siamo pronti a consegnarla al nostro cliente. Ho ordinato una falce, grazie, i soldi, ecco qua. Ok, abbiamo preso dei soldi, avevamo 45, abbiamo ancora 45 perché in pratica il gioco non ci aiuta in questa cosa. Nel senso che non rimarremo qui a breve. Ora, dobbiamo fare un ferro di cavallo. Il ferro di cavallo lo farò adesso, ve lo risparmio, e noi ci ritroveremo quando saremo in città, così vi faccio vedere una fase un pochino più avanzata del gioco. E siamo arrivati a Willowwood. Abbiamo lasciato la casa del nostro padre, siamo arrivati qua ed è Sigurd. In sintesi, vi salto tutto. Questo è il villaggio sotto minaccia nemica. E in pratica vedete le mura, vedete, potete vagare, potete aprire le varie porte, vedere le varie cose, insomma, per quanto non si possa interagire. Ci verrà presentata la nostra casa e ci dice: il nostro padre non si sa dov'è, però questa è la casa che potrebbe, diciamo, ospitarci per i prossimi anni. Ci viene lasciata una pergamena, ci viene lasciato spazio, insomma, questa è la casa. Abbiamo all'interno il banco di incisione, abbiamo il magazzino posteriore, di sopra non c'è niente, se non mi ricordo male. Abbiamo manco il letto, cioè si dorme sul pavimento qua, non si dorme mai. Ma ci sono delle nuove cose, tipo il crogiolo e così via. Dobbiamo prima di tutto prendere il progetto della spada e andare a usarlo e apprendere una nuova conoscenza. Cosa importante è salvate la partita, perché se fate come me, che poi vi crasha il gioco, perché può capitare, fate qualcosa che magari che non dovete per il gioco, perdete tutto. Ora, si va a prendere un po' di, beh, un lingotto, prendiamo, le tenaglie le abbiamo già, abbiamo un po' di legna, abbiamo un po' di questo e abbiamo anche questo. Lo stampo è molto importante, ce lo portiamo già fuori, lo poggiamo qui. Prendiamo il crogiolo e nel crogiolo mettiamo il lingotto. Però, prima di tutto, mettiamo il lingotto. Ok. Poi, prima cosa, andiamo a fornire l'alimentazione alla fornace, quindi io metto a caso e poi dovrei in realtà informarmi. Comunque gli diamo le botte di mantice. Infatti le guardie del barone hanno già iniziato ad alimentare la fornace, quindi basta solo dargli un po' d'aria e prende fuoco. Dobbiamo iniziare ad assemblare una spada, lucidarla e inciderla per il barone. Quindi la temperatura sta arrivando a livelli accettabili. Io mi prendo altra legna, altro carbone perché non si sa mai. Poi potremo andare al mercante e ricomprare le varie merci. Quindi le distribuiamo come meglio crediamo. Magari me le metto qua all'esterno e non là. Allora, il carbone credo dia subito il boost di temperatura. Infatti, dovrebbe. Ok, 2000. Prendiamo il mantice e sì, il crogiolo e riponiamo qua l'oggetto. A quel punto aspettiamo che si scaldi, quindi diventi incandescente e quindi si sciolga il liquido e diventi appunto metallo liquido. A quel punto faremo la lama. Poi andremo a fare anche altro, andremo a fare anche il manico per la spada. In questo caso potrei pensare di portarmi avanti e mettere un altro lingotto anche qui, in modo che si scaldi anche lui, sfruttando l'enorme temperatura della. Ma aggiungo legna, io aggiungo legna. Devo capire cosa servono quegli indicatori lì. Comunque, qua ci siamo quasi. E qua vi faccio vedere l'altra meccanica di gioco. Possiamo prendere il crogiolo adesso che è a posto, metterlo qui, prendere questo, metterla lì, credo,
E poi Versailles, vedete? All'interno. Oh, cazzarola. Sì, però, e giustamente dovrei mettere. Devi prima scegliere una lama al banco da lavoro. Ok, no, dobbiamo giustamente dobbiamo interagire. Riporre l'oggetto, F per interagire, dobbiamo aprire lo stampo e scegliere la lama. La lama uccisore di mostri, perché dobbiamo fargli. Non importa quale tipo, facciamo la lama piccola, fulmine, l'uccisore di mostri è interessante. Difensore dell'uomo. Ok, selezionata la lama per lo stampo, prendiamo lo stampo e lo mettiamo qui. Ok, adesso ce lo fa fare. A riporre l'oggetto con un imbuto e andiamo a interagire. Hai lasciato raffreddare, prendilo e riscaldalo di nuovo. Ok, lo riscaldiamo di nuovo. No problem. Intanto ne approfitto per prendere il lingotto che avevo lì. Vedete che poi adesso mi porto, dato che sono un nabbo. Mi porto avanti, iniziamo già a fare un'altra cosa. Allora, intanto qua io riscaldo di nuovo la fornace, aggiungendo magari del legname. Ok, intanto qua lavoriamo. Quindi qua facciamo, andiamo a dargli due martellate e facciamo il manico. Facciamo il pomo alato e la guardia nordica. Spettacolo. Ok, iniziamo a martellare. Uno, viene separato il metallo. Andiamo a fare questo, questo e questo. Sì, questo è molto semplice, non è niente di complicato. Ok, guardia aggiunta all'inventario. Ora dobbiamo fare l'altro. Quindi questo, questo. Ok. Colpisci il più velocemente possibile. Vedete che ci E infiliamo all'interno, questo ricorda molto Kingdom Come Deliverance. Ok, abbiamo fatto. Ora il crogiolo non è ancora abbastanza. Sì, è caldo, quindi possiamo andare a metterlo qui. E andiamo a interagire. Quindi versiamo all'interno il nostro liquido. Vediamo. Ancora un zic. No, non basta, ne abbiamo buttato via prima. Mannaggia. Vabbè, ma tanto dovrebbe andare bene lo stesso, perché ce lo dava verde, quindi andiamo qua a riporre l'oggetto, interagire, aprire lo stampo. No, 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 no. Perché? Ah, ok, sì, distrugge lo stampo, vabbè. Devi prenderlo con la tenaglia. Ok. E lo lavoriamo qua. Ok, colpisci l'oggetto. Andiamo a lavorarlo. Colpisci i cerchi per forgiare l'oggetto. Ok, qua. Ok. Ok. Che brutta sta lama. Ok. C'è questa musica inquietante sotto? Sì, sto colpendo a caso, ma in realtà dovevo. Vabbè. Prendo la spada. A questo punto la possiamo assemblare. No, 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 no. Devi prima raffreddare la lama nel barile. Sì. Con l'aria raffreddiamo la lama. Classico. Ok. E adesso possiamo lavorarla. Ok, allora abbiamo la guardia nordica, abbiamo l'impugnatura che ci manca, il pomo che ce l'abbiamo. Aspettate un secondo che l'impugnatura ce l'ho qui. Prendiamo un'impugnatura così, grande, ornamentale. Sì, dai, voglio fargliela ornamentale. Vediamo se ce l'accetta, vediamo che cosa viene fuori. Allora, pomo alata, impugnatura ornamentale, nordica, assembla. Ok, quindi prendo questo, prendo questo, prendo questo,
Ci serviranno mica i chiodi. Clicca sul pomo. Questo, ok. Sì, infatti. Che spettacolo. Si vede l'ombra di noi che maneggiamo la spada. Lucida la spada e incidi. Quindi vediamo se riusciamo a inciderla. Interagire. Riporre l'oggetto. Incidi la tua lama, dipingerla. Questa è incisione, ok. Abbiamo questa incisione qui. La incidiamo qui. Questa zona qua. Scegli la decora. Sì, la cosa curiosa è che il menu è totalmente fuori. Rotondo. Ok, scelgo la decorazione. La mettiamo qui, la decorazione, no? No, non... questo. Decorazioni aggiunte. Ok. Vabbè, dovrebbe averle aggiunte, anche se sono decorazioni praticamente impercettibili. Riponiamo l'oggetto qui, F per interagire, e andiamo a sposta a sinistra, sposta a destra, lama affilata, mantieni. Questo è... Ah, devo muoverla, tenerla qua. Ok. È un po' sullo stile di Kingdom Come anche questo, ampiamente ispirato. Ok, la stiamo lucidando, insomma, affilando. Sta diventando una bella spada. Affilato con successo, perfetto. Prendi. Ok, dai la spada al barone. E il barone è là. Sarà qua dentro? No. Il barone è questo. Vedete, i menu sono totalmente disagiati. Una buona lama, sei riuscito a realizzarlo piuttosto velocemente. Ottimo, perché i resoconti stanno diventando piuttosto cupi. Earl Ulf si sta davvero dirigendo verso la nostra terra. Sai che ci servono nuove armi, forgiarmi un'altra lama. Ok, e questo è il compito. Ha bisogno di più spade. Scegli il fulmine e forgia la lama. Buongiorno signore, sei il nostro nuovo fabbro. Abbiamo davvero bisogno del tuo supporto. L'abbiamo mandato via. Questa è la taverna. Non so se poi ci sia qualcosa con cui interagire. Sono appena arrivato, sono un nuovo fabbro. Ivar, il vecchio Ivar è morto. Bevi qualcosa, fabbro. Ok, e beviamo qualcosa alla vostra salute. Va bene, posso andarmene? Sì. Ho bevuto e sono totalmente annebbiato. Comunque, vabbè, si torna alla nostra fucina. Però ecco, sarà un mondo tutto da esplorare, per quanto credo che qua in città non si possa fare moltissimo, però sono mezzo ubriaco, c'è anche un maiale morto qui. Spero che se non muoio non stanno malattia oggi, non sono desideri particolari. Ok, dovremo prendere anche le missioni alla bacheca e fare varie cose. Ovviamente ora dobbiamo fare la spada per una causa, quindi dobbiamo fare un'altra spada al barone, dovremo lavorare per le milizie e poi via via la storia ci porterà a fare nuovi compiti. Scusatemi, il video è lunghissimo, volevo mostrarvi un pochino a grandi linee quelle che erano le basi di questo titolo. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Alla prossima ragazzi, ciao ciao.